conferenza stampa è intervenuto Grassi, che è una vecchia nostra conoscenza, Alberto Grassi, ovviamente sto parlando, ex calciatore del Napoli, che con sé ha portato tante polemiche in un anno che si poteva fare il salto di qualità nel mercato di gennaio. Arrivò lui e fu una delusione per tutti che si aspettavano chissà quale altro calciatore. C'era anche Regini. Comunque, andiamo ad ascoltare le sue parole. Ciao Alberto, ti chiedo, faccio un po' la domanda, super gioco che ho fatto al mister, ti chiedo se siete soddisfatti complessivamente della gara e secondo te, oltre alla forza del Napoli, che dal punto di vista tecnico ovviamente è superiore all'Empoli, cosa è mancato magari all'Empoli nel momento in cui forse c'era bisogno di usare qualcosina in più, anche nel momento della superiore numerica, quando il Sì. Napoli è rimasto in 10? No, secondo me quello sì, dovevamo far meglio, dovevamo sfruttare di più magari la superiorità numerica, ma per la grandissima, secondo me, qualità del Napoli sembravano loro in superiorità numerica. Quindi, secondo me, c'è da fare i complimenti al Napoli. Grazie, molto onesti ragazza. Sembrava che erano loro in superiorità numerica. Effettivamente c'erano dappertutto, subito a riaggredire la palla, il gegenpressing asfissiante. Grande Napoli, andiamo avanti. Ciao, buonasera. Sì. Abbiamo avuto un pochino l'impressione, magari mi sbaglio, che l'Empoli abbia avuto un po' di timore reverenziale nei confronti dell'avversario. È così o invece è stata un'impressione sbagliata? No, noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che abbiamo provato in settimana, però ripeto, la grandissima qualità del Napoli ci ha messo in difficoltà, sono stati bravi nel venirci a prendere fin dal portiere, quindi sarò ripetitivo, ma c'è da fare i complimenti al Napoli. Ciao, beh. Ciao. Chiaramente oggi è l'avversario, però ti chiedo, tu e Lupo, da domani quanto siete felici per questo Napoli e per la gente di C'è anche Napoli che avete Tonelli, nel cuore? c'è anche Tonelli. Ho dimenticato, che scusa, che dove veni a Tonelli. No, ne parliamo sempre per come sta andando il Napoli, quindi siamo felici se anche vedere come gioca in Champions è davvero uno spettacolo, siamo veramente felici. Cioè, sono felici del Napoli. Ma mi fa piacere questa cosa, cioè, veramente, mi sa che lo sta dicendo veramente col cuore, sto ragazzo. Mi fa piacere. Andiamo avanti. No. Posso? Ah, okay. No, 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 per me è uguale tanto. Ok. Alberto, ciao. Volevo sapere se poi nello studio avete parlato con Ardian Ismaili per sapere un attimo che cosa ne pensava di quell'episodio sfortunato che poi dopo ha messo in discesa per il Napoli la partita. No, sinceramente non ci ho parlato perché cioè, non so dove era, non ci siamo incontrati. Magari domani ne parliamo, ma sicuro non è un problema perché Isma è un grandissimo lavoratore e mi dispiace, ma non è successo niente di male. Cioè, ma che gli vuoi dire? Capita, è una cosa così involontaria, istintiva di intercettare la palla, va dentro, cioè, adesso gli vogliamo fare pure il processo, dai, andiamo avanti, vai. Ciao Alberto, volevo chiederti, tu che a Napoli sei passato, ti aspettavi che il Napoli potesse arrivare a questi livelli qui? E poi soprattutto l'Empoli non l'abbiamo mai visto faticare così tanto in casa, in balia degli avversari. Cosa a tuo avviso ha questo Napoli in più rispetto alle altre rivali? Secondo me c'ha tanta autostima nei propri mezzi, è uno spettacolo vederli giocare. Si creano delle situazioni che sembra impossibile che non riescano a uscirne e invece trovano sempre una soluzione con grandissima qualità. Quindi c'è sempre da fare i complimenti quest'anno. Ciao Alberto, buonasera. Tutti ti hanno chiesto giustamente del Napoli, dell'Empoli, eccetera. Io invece voglio entrare nel personale perché è stata una stagione un po' sfortunata la tua, perché hai avuto nel tuo percorso un paio di interruzioni. E quindi ti chiedo, insieme alle rondini troveremo a primavera anche finalmente un Fammi Grassi. toccare, Ti troveremo, insomma, a che punto sei? Come ti no, senti? no, sto abbastanza bene, anzi, sono contento perché oggi ho giocato una mezz'oretta. Pensavo di far più fatica a livello fisico, però invece sono contento per come sta andando. Ti ringrazio. Comunque mi fa piacere questo ragazzo di quello che ha detto e gli auguro tanta fortuna. Ciao e saluto anche voi. Ciao ciao.